come lei correttamente sta ricordando, si tratta di una materia di competenza dello Stato e quindi e di organi statali, in primis come l'autorità giudiziaria. Noi abbiamo evidenziato che sia per le vicende relative all'epidemia, diciamo che è in larga parte, ci auguriamo, alle nostre spalle, sia in generale per situazioni di particolare disagio abitativo, vi fosse un criterio di applicazione delle demolizioni che contemperasse il ripristino della legalità con una sostenibilità sociale. Quindi bene ha fatto il Consiglio regionale a impegnare la Giunta e noi faremo a nostra volta le iniziative del caso perché vi sia una indicazione nazionale per una graduazione ragionevole degli spazi secondo dei criteri che non sto qui ad enumerare perché sarebbe tedioso, ma che tengano conto in primo luogo dell'impatto sociale di questa demolizione. Colgo l'occasione per ricordare che noi avevamo tentato di approvare un regolamento non in materia di graduazione delle demolizioni, ma in materia di misure alternative alle demolizioni, che dava delle utili indicazioni ai comuni per gestire questo grande problema, perché abbiamo delle realtà nelle quali la dimensione del fenomeno della mancata sanatoria e quindi della irregolarità permanente e definitiva di determinate costruzioni determinerebbe una mole di demolizione e di oneri e di esigenze di smaltimento di inerti e di collocazione alternativa per famiglie nuclei familiari privi di abitazione che evidentemente non sono una cosa da poco. Quindi avevamo, applicando una norma dello Stato, perché le misure alternative all'abbattimento sono previste dal DPR 380/2001, che è un regolamento sull'edilizia dello Stato, ci eravamo preoccupati di aiutare i comuni a definire quali sono i presupposti per approvare misure alternative all'abbattimento. Vi è stata un'iniziativa, a parte le polemiche sul condono, per cui qualunque cosa si faccia in materia edilizia diventa un condono. Viviamo in un paese in cui non è vero ciò che è vero, ma diventa vero ciò che viene propagandato per vero. E qualunque cosa diventa un condono edilizio.